benvenuti, buon inizio settimana, io sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario. Si parte con una nuova settimana sprint, con nuovi ospiti, nuove possibilità di avvicinarci a questo mondo, come dice il nostro titolo, il nostro programma, finanziaria, mente, allenare la mente alla finanza. Siamo sul canale 231 digitale di Well TV, in streaming sulle pagine social di Well TV su Facebook e su Your Solution e in streaming www.welltv.eu, quindi ci potete vedere su tutti i dispositivi mobili, tablet, PC, telefonini che abbiamo sempre in mano, ma come al solito non sono solo, ricordo sempre la nostra frase che è un po' che non ricordo, è il risparmio di oggi è il pane di domani che ci guida sempre, ma eccoci qua, Giusy, benvenuta, buongiorno. Buongiorno. E poi la nostra store manager, eccola qua, l'Angela, l'Angelina, eccola qua. E poi il nostro sponsor, che si parte con un po' di carica, di Lu Caffè, il caffè buonissimo che ci offre sempre Angela, che ci dà una mano. Lo sponsor ti adora, mi ha detto, ti adora, sì. Salutiamo Gianluca, grazie Gianluca. Grazie. Gianluca mi ha detto che, andando sul sito di Lu Caffè, grazie, si può prenotare per Natale qualche piccolo omaggio che si può fare, ma presentiamo l'ospite. Scusate, stamattina il caffè l'ho bevuto troppo veloce. Ringraziamo Angela. Angela, un abbraccio, un bacio alla distanza, le distanze purtroppo, perché Angela è una ragazza carinissima, 5 centimetri di più e non sarebbe qua da noi perché mi ha detto che sarebbe a fare la fotomodella a Milano. Un saluto a Angela che dopo mi ucciderà con comodo più tardi. Salutiamo l'ospite di oggi, graditissimo ospite, eccolo qua, professor Ruggero Bertelli, professore all'Università di Siena. Grazie professore, benvenuto. Buongiorno e naturalmente anch'io, se volete, ho il mio Lu Caffè che posso prendere, ecco qua. Faremo avere da Lu Caffè. Grazie. Grazie, grazie. Faremo avere da Lu Caffè un po' di caffè anche per il professor Bertelli. Intanto, assolutamente. Che dici Giusy? Ci vuole una carica anche per il professore? Sì, insomma, la carica del buon inizio di giornata e buon inizio settimana ci vuole, settimana. Giusto? Ci vuole. Allora siamo qua per parlare. Ti porto i saluti del precedente ospite di settimana scorsa, Leopoldo Gasbarro, dottor Gasbarro, direttore di Wall Street Journal, che mi ha detto salutatemi il professor Bertelli. Ecco qua, fatto, fatto. Grazie, Leopoldo è un carissimo amico. C'è un piccolo fil rouge che lega le due trasmissioni, che è legato alla situazione di adesso, che non viviamo su Marte, viviamo una situazione dal punto di vista anche psicologico, dal punto di vista proprio emotivo, sugli investimenti, sul gestire il proprio denaro, su come affrontare questo particolare acque inesplorate, come diciamo sempre, in cui stiamo navigando e cui dobbiamo proteggere i nostri risparmi, il nostro futuro, i soldi della nostra azienda e di quello che la mia famiglia riesce a programmare e gestire, vero Giusy? Sono momenti particolari anche dal punto di vista psicologico, come diciamo sempre. Certamente sono momenti particolari perché partiamo innanzitutto dalle nostre paure personali, quindi questa situazione di emergenza sanitaria inevitabilmente mette insicurezze, mette timori e paure per la nostra salute, per la nostra famiglia, per le persone che amiamo. Chiaramente a questo si aggiunge tutto quello che è la conseguenza anche in termini economici e finanziari di questa situazione, quindi l'impatto nella nostra economia, la nostra economia interna, quindi il paese Italia, la nostra vita quotidiana, e in più anche tutto l'aspetto dei mercati finanziari, mercato italiano, europeo e a livello internazionale. Quindi tutta questa situazione è strettamente intersecata e connessa e crea delle conseguenze, conseguenze che sono un po' le incertezze, quindi tradotto nel timore dei mercati, nel timore della finanza e quindi tutte quelle che sono le nostre sicurezze quotidiane che fanno parte della nostra vita. Questa è sostanzialmente la situazione in cui viviamo ormai da febbraio di quest'anno, da metà febbraio di quest'anno. Ma oggi siamo qui anche per fare, come dicono gli inglesi, cherry picking, staccare qualche ciliegia dall'albero, qualche piccola pillola che ci darà il professor Ruggero Bertelli, e questo staccare le ciliegie dall'albero mi porta al titolo del libro, e abbiamo l'onore di presentarlo perché esce oggi il libro del professor Bertelli, che è L'albero dei ciliegi, giusto? Eccolo, no, la collina dei ciliegi, quindi una collina di ciliegi, che eccolo qua la copertina, grazie regia,
E subito al professor Bertelli, stacchiamo una ciliegia dal tuo albero. Eh beh sì, la collina dei ciliegi è un po', a parte ovviamente una bellissima canzone, Battistimo Gol, che quando ho sentito subito ho pensato, naturalmente un po' il mio modo di pensare all'attività, tanta passione, e ho pensato al ruolo del consulente finanziario che conduce sulla collina a vedere la mattina l'investitore. L'investitore ha bisogno di guardare oltre, di guardare soprattutto in un momento come questo. Questo è un po', insomma, il motivo che mi ha spinto a dare questo titolo strano. Tra l'altro l'ho proposto per una rivista, dice, come si chiama il tuo libro? Dice, però non è un libro di finanza. Dico, sì, è un libro di finanza, è una finanza un po' particolare, la finanza più vera, la finanza nostra, la nostra finanza. La finanza dei nostri comportamenti, quella che poi chiamiamo appunto la finanza comportamentale. Di fatto sono i nostri comportamenti da cui dipendono poi i rendimenti e quindi il nostro futuro. Come dicevi giustamente, Maurizio, dicevi proteggere, proteggere, proteggere. Non c'è protezione senza crescita, c'è poco da fare, no? Basta pensarci un momento, basta pensare ai tassi di interesse negativi di ciò che oggi protegge e immediatamente capisci che non protegge. Quindi il tema è: non c'è protezione senza crescita. Protezione e crescita. Mentre diceva giustamente Giusi, nella testa dell'investitore oggi c'è paura e la paura porta a dimenticare che l'unica forma di protezione del nostro risparmio è pensare alla sua crescita, ovviamente una crescita nel tempo, una crescita che sia coerente con il raggiungimento dei nostri obiettivi. Protezione e crescita sono le due chiavi di volta del nostro comportamento. Guarda, Credo ecco che sia opportuno ricordarsi questo, sempre. qua le due ciliegie che ci ha dato, già abbiamo colto dalla collina dei ciliegi, protezione e crescita, protezione e crescita. L'altra volta abbiamo sfiorato con il dottor Leopoldo Gasbarro quello che sta avvenendo adesso, cioè la massa di denaro che è ferma sui conti correnti. Quindi questo aspetto psicologico, professore, questa ciliegia di Ah, io tengo lì al sicuro, li tengo fermi perché sai, non so mai cosa possa succedere, sai, non si sa, vero Giussi? L'immobilismo, assolutamente, quella là. La convinzione che protezione significa chiudersi e mettere tutto sotto una campana per evitare che ci possa essere la qualsiasi situazione imprevista che possa andare a sconvolgere tutto quello che sono è la nostra sicurezza, no? La chiusura per conservare. Questa ciliegia sul tuo albero, come si chiama? Ha un nome questa ciliegia? Beh, diciamo, il nome di questa ciliegia è legato all'esperienza che ho fatto durante una trasmissione televisiva a classe NBC nel marzo di quest'anno, no? Nel marzo di quest'anno mi hanno invitato a una trasmissione, eravamo proprio il 13 marzo in pieno marasma e devo dire che è anche stata la motivazione per cui alla fine mi sono messo a scrivere questo libro, perché mi sono detto, ma guarda che cosa strana, il 13 marzo mi chiamano, mi dice, professore, lei che è un esperto di finanza comportamentale, che ne pensa? Allora, nella trasmissione sotto c'era un banner con scritto mercati finanziari, uscire o rimanere investiti. Allora io dico, guarda, c'è una terza ipotesi, forse ve ne siete dimenticati, cioè, forse vi è sfuggito, no? Non è solo uscire o rimanere investiti, ma c'è anche investire. Cioè, in quei momenti ci si dimentica una cosa banale. La cosa banale è che noi, se continuiamo a risparmiare, continuiamo evidentemente a investire, a poter investire. Quindi, se noi non vogliamo investire, è una logica di comportamento, non è uscire o rimanere investiti. E mi ricordo che in quella trasmissione ho detto questa frase, ricordatevi, siamo al 13 marzo del 2020, quindi in pieno marasma. Ho detto questa frase: quando i mercati salgono sono tranquillo, quando scendono sono felice. Immaginate che come mi hanno guardato quei personaggi di classe NBC che in quel momento erano impauriti. Io poi ho detto, un po' prendendo in giro, finché
il virus finanziario viene diffuso da giornali, televisioni, internet, ma una rete come la vostra non può diffondere i virus finanziari, no? Deve al contrario contenere i virus finanziari. Naturalmente non avevo la più pallida idea di quello che sarebbe successo dopo, né ai mercati, né tantomeno ai virus, però certamente la finanza comportamentale mi ha aiutato. Quindi la ciliegia la chiamerei investire, no? Il tema è proprio questo: convincere le persone in questo momento che è importante investire, non risparmiare. Cioè, risparmiare è importantissimo, ma se noi risparmiamo e non investiamo, facciamo una cosa che non è nemmeno la metà. Risparmiamo, che è una cosa bella. Perché noi risparmiamo? Perché non abbiamo paura di risparmiare. Noi risparmiare ci viene naturale, magari non risparmiamo abbastanza, non lo so, però è naturale. Quello che invece è fortemente innaturale, è difficile, è investire, perché noi abbiamo nella mente sostanzialmente il fatto che investire è scommettere. E invece investire non è scommettere. La scommessa si può vincere oppure perdere. L'investimento si vince sempre. Protezione e crescita. Benjamin Graham nel 49 diceva: cos'è un investimento finanziario? Un investimento finanziario è ciò che mi dà protezione del capitale, magari in termini reali, che non è banale, e un soddisfacente rendimento. Tutto ciò che non ha queste due caratteristiche non è un investimento, è una speculazione. Grazie professore, un'altra ciliegia bellissima, Giusy, vero? La tua Assolutamente. esperienza dal 13 marzo adesso, dal punto di vista reale dei clienti, in finanza comportamentale, investire, risparmiare, Beh, allora, proteggere. sicuramente il mese di marzo del 2020 è un mese che ha messo a dura prova un po' tutti, clienti, investitori, risparmiatori, ma anche i consulenti, perché comunque a un certo punto alcune incertezze prendevano anche il sopravvento all'interno dei consulenti finanziari, perché alla fine siamo uomini e quindi è anche il fatto che siamo stati e lo siamo tuttora, però in quel momento in particolare eravamo in un territorio veramente totalmente sconosciuto e non ci si sapeva cosa aspettare. Chiaramente poi la fiducia in quello che è la capacità dei soggetti istituzionali, quindi delle banche centrali, dei governi, di reagire, ci è voluto un po' di tempo per capire la portata delle manovre che erano disponibili a fare le varie banche centrali, è stato un tempo abbastanza lungo. Questo è storia recentissima, ma la tua esperienza reale, Giusy, La mia esperienza di reale è stata consulente? assolutamente di dover gestire l'emotività dei clienti, quindi comunque come tutti la cosa fondamentale è stato mantenere il contatto con i clienti, quindi sentirli, sentire cosa pensavano, i loro pensieri, i loro timori e poi cercare di comunque di connettere quelli che sono, di capire qual era l'importanza di ritornare su quelli che sono stati al momento della pianificazione, che quindi venivano confermati, quali erano gli obiettivi, come ha detto il professor Bertelli, lo sguardo oltre l'oggi, oltre la singola giornata o la singola notizia. Quindi riportarli ad uno sguardo lungo, riportarli su quello che era l'obiettivo della pianificazione. Quindi questo mi ha aiutato moltissimo, devo dire. Mi ha aiutato moltissimo perché si è tornati sui ragionamenti di pianificazione e qual è la finalità dell'investimento, che è una finalità che va oltre il rendimento, è una finalità di progetto, una finalità di obiettivo. Chiaramente cosa succede? Che aiuta molto anche spiegare ai clienti cosa sta succedendo, cioè quei concetti anche semplici, senza entrare troppo nel tecnicismo, però rendere consapevole l'investitore del momento che sta vivendo e di quelle che possono essere le evoluzioni del mercato, guardando anche a quello che è successo al passato, le varie crisi, i vari cigni neri. Questo lo abbiamo definito fin dall'inizio un cigno nero, la situazione di crisi che abbiamo vissuto, di lockdown a febbraio, a marzo e ad aprile. Pertanto aiuta molto a capire che il momento del cigno nero è un momento determinato e che poi comunque segue inevitabilmente un certo tipo di andamento del mercato e questo è importante. Comunque sicuramente mantenere il contatto, il dialogo aiuta anche a rassicurare i clienti, cioè nel senso che non sono soli in questa situazione, nel capire di volta in volta, perché altrimenti se
un investitore o comunque una persona rimane sola, la mente autoalimenta le paure. Cioè, è un circolo vizioso alimentato anche, come diceva il professor Bertelli, dai titoli di giornale, dal telegiornale, dal susseguirsi di notizie che sono concentrate solo su un argomento, la paura e il timore dell'adesso. Grazie Giusy, ma una domanda falla tua, professore. Quale ciliegia coglieresti da questa collina di ciliegi che non abbiamo letto perché esce oggi? Esatto, sì, perché io l'ho cercato, ma sono stata un po' troppo frettolosa, professor Bertelli, assolutamente. Cosa chiederesti per il libro? Il libro io chiederei assolutamente un atteggiamento di finanza comportamentale che potrebbe aiutarci a rendere un investitore appunto a scavallare questo limite di non voler investire quando i mercati scendono. Come si fa a cercare di invertire, di far fare questo salto all'investitore? Innanzitutto il tema è quello della presenza e del ruolo del consulente finanziario, che è uno dei temi che più così mi hanno acceso la passione nel momento in cui ci sono stati gli eventi recenti e anche quelli passati. Il libro parte dalla mia esperienza nel 2008 e poi prosegue in tutti questi anni, e è proprio l'occasione di vedere quanti consulenti finanziari con i quali ho parlato costantemente in questi anni si ricordano di avermi incontrato in varie fasi. Dice, però, professore, oppure tu, perché spesso con molti di voi ci diamo e anche tra di noi ci diamo del tu, e dice tu, mi ricordo che ci dicesti. Dico, guarda, che io non è che sono un veggente, applico solo dei principi banalissimi che sono principi di finanza comportamentale, che è un po' come l'analisi fondamentale di un titolo azionario, no? Sapete l'idea di fare analisi fondamentale, no? Che risale appunto a Benjamin Graham, Warren Buffett. Dice, ma allora non è cambiato nulla, perché si parla di fondamenti. Ecco, la finanza comportamentale è un po' un'analisi fondamentale del nostro comportamento. Quando tu vedi delle divergenze così clamorose tra il comportamento e quello che si sta tenendo e quello che si dovrebbe tenere, ecco che evidentemente ti è facile dire, no, guarda, questo è un comportamento sbagliato. Allora, qual è il tema, secondo me, che è stato richiamato e che sottolineerei? Il ruolo fondamentale della pianificazione finanziaria in tempi di mercati favorevoli. Cioè, nel momento in cui noi abbiamo il mercato che sale, quando tu dici a un cliente, guarda, le azioni le devi tenere nel lungo periodo, allora lui guarda l'andamento dell'ultimo anno, vede che le azioni sono salite e dicono, non ti preoccupare, se vanno così le terrò per sempre. Ecco, questa è una battuta per dire che cosa? Per dire che il momento in cui ci costruiamo la forza di affrontare i momenti difficili sono i momenti tranquilli. Ecco perché dicevo, quando i mercati salgono sono sereno. Sono sereno perché quello è il momento di mettere in piedi tutti i presidi che mi serviranno dopo. Nel momento in cui poi avviene la crisi, a cosa serve la pianificazione finanziaria, che diceva giustamente Giusy? Serve a distinguere in modo molto nitido le opportunità dalle minacce. Perché è chiaro che se no sembra tutta una minaccia, diventa tutta una minaccia. E invece no, con la pianificazione finanziaria vedi opportunità, 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 minaccia. Allora, identifichiamo l'unica minaccia che c'è e la affrontiamo. Ma le opportunità però non le confondiamo con le minacce, se no non capiamo più nulla. Ora, le opportunità non è obbligatorio coglierle. Cioè, io non sto dicendo che le opportunità le devi cogliere per forza, però le devi chiamare opportunità. Questa opportunità non la voglio cogliere, va bene. E quest'altra? Anche quest'altra non la voglio cogliere, va bene. E quest'altra, alla terza opportunità, quando dici non la voglio cogliere, cioè, aspetta, almeno una cogliamo, bravo. Cioè, finalmente, almeno un passettino avanti l'abbiamo fatto. Quindi, opportunità le elenchiamo e poi rimangono le minacce. In un periodo di crisi qual è la minaccia? Non so, è chiaro. Dover fare avere una spesa che avevi programmato a marzo-aprile hai una spesa. Quella è una minaccia, gestiamola. E immagino che vengano in mente mille modi di gestire questa minaccia. Ma se io sto risparmiando per un obiettivo che va fra i prossimi 5 anni o 10 anni, non vedo altro che opportunità in un calo dei mercati. Ovviamente in un'ottica di investimento che è cosa diversa dall'ottica della speculazione. Quindi il tema chiave
non è quello di trovare la bacchetta magica, di far venire alla gente il coraggio di investire in momenti difficili. Il tema è quello di utilizzare quelle che vengono chiamate le, io richiamo sempre Benjamin Graham perché è chiaramente un punto basilare, no? Le formula investment, lui le chiamava le formula investment, che non sono attualmente quelle dei fogli Excel, perché siamo nel 49, ma sono quelle strategie di investimento che consentono di superare le emozioni. E anche qui un consulente finanziario gli vengono in mente probabilmente mille soluzioni che fanno sì che io continuo ad investire mentre i mercati scendono, e soprattutto quando scendono tanto. E scendono tanto e tu vorresti fermarti, e invece mese mese continui ad investire come se nulla fosse. Rimanere indifferenti rispetto alle fluttuazioni di mercato, dice ovviamente sempre il solito, citatissimo anche da Daniel Kahneman, quindi non voglio dire, non lo cito solo io, il solito Benjamin Graham. Quindi, Giusy, devo fermare il professore, ma questa dovevamo farla certificare da EFA. Questa è una lezione che dovevamo fare. 30, 30 minuti di finanza comportamentale e ci davano 30 minuti di ora di formazione. Informazione, Quindi anche per i clienti certificato. e per noi, queste ciliegie qua sono molto importanti. Continuare ad investire, tanti metodi, tante piccole cose, Giusy, vero? Ci sono tante piccole soluzioni. Certo, ci sono tante piccole soluzioni e strategie come le ha definite bene il professor Bertelli. Chiaramente cosa succede? Tutto questo passa per una crescita anche a livello di cultura finanziaria del cliente, cioè passa attraverso spiegare cosa significa opportunità di mercato in maniera da distinguerla dalla minaccia. È una evoluzione anche del modo di vedere del cliente a cui noi dobbiamo contribuire. Noi consulenti finanziari abbiamo un ruolo fondamentale proprio di cercare di far vedere in maniera più nitida, più chiara, più consapevole. Cioè la consapevolezza ritengo che sia la strategia principe per combattere le paure, per vedere in maniera chiara. Poi ovviamente magari oggi non colgo l'opportunità che mi si presenta perché in fondo rimane sempre un retrotimore. Ma il fatto di aver distinto che questa è un'opportunità fa sì che tra un mese, 3 mesi, quando sarà che io mi rimetto a vedere quali sono state le mie scelte, posso prendere sicurezza dal fatto che non ho colto l'opportunità, ma che in realtà davvero questa opportunità ha dato dei risultati. Non so come dire, sembra quasi un gioco di parole, ma vedere che l'opportunità che non ho colto, però a conferma è davvero un'opportunità, serve per il futuro, per le future scelte finanziarie che io andrò a fare. E non è poco, perché questa è una piccola crescita anche di cultura finanziaria all'interno dell'investitore che ci deve essere, perché altrimenti è bello avere la fiducia nel proprio consulente finanziario, è sempre molto bello, però avere la fiducia senza una giusta cultura finanziaria si rischia che poi quando le cose vanno male o quando c'è un periodo in cui le cose vanno molto male, questa fiducia vacilla e in più l'investitore si sente tradito perché non ha capito quello che è successo. Invece la fiducia abbinata alla cultura finanziaria aiuta insieme ad affrontare i momenti critici e a rafforzarla la fiducia anche nei momenti critici, perché si è allineati, cioè si trova conferma in quelle che sono state le decisioni. Quindi, tornando al libro della collina dei ciliegi, faccio un piccolo paragone. Questo termine è molto, molto usato adesso, un vaccino, adesso sto parlando di vaccino, quindi leggere, studiare, anche il libro del professore è un modo per vaccinarsi contro questi aspetti psicologici, vero, professor Ruggero? Può essere un Sì, paragone? direi ora senza esagerare, nel senso che è un contributo che tra i tanti si vuol dare, soprattutto devo dire la verità, è un contributo che voglio dare e vorrei dare, diciamo, ai consulenti finanziari perché svolgano in modo sempre più convinto e profondo il ruolo che devono svolgere e sono chiamati a svolgere, ed è rivolto agli investitori, ai risparmiatori, che vogliono capire un po' di più il ruolo del consulente finanziario, perché l'aspetto di comprenderne le caratteristiche della professione, cioè che cosa ci sta a fare, evita di chiedere al consulente finanziario le cose sbagliate, perché quando noi chiediamo a un consulente la cosa sbagliata e pretendiamo una risposta, la risposta che otteniamo è certamente sbagliata.
nel senso che abbiamo chiesto la cosa sbagliata. Quindi il tema qual è? E qui volevo sottolineare una cosa che ha detto Giusy, cioè la consapevolezza. Il consulente finanziario trasforma la consapevolezza in azione. Cioè, io non devo solo essere consapevole delle mie esigenze, di quello che dovrei fare, ma dopo un colloquio con voi devo anche agire. Perché altrimenti sono consapevole, ma poi cancello quella cosa, no? Sì, ho capito che è importante, hai ragione, ho capito. Eh no, se hai capito, fai quello che ti dico io. Non se hai capito, prendo appunti. Prendo appunti. No, no, che prendi appunti? Investi, fai, cambia, agisci come io ti sto suggerendo di agire. Cioè, sapete, io insegno economia degli intermediari finanziari. In un momento come questo, io credo che abbiamo bisogno di intermediari forti, cioè di intermediari, di soggetti, di consulenti finanziari che devono dire agli investitori che cosa devono fare. Io personalmente non mi sono mai pentito di aver seguito un consiglio del mio consulente finanziario, mentre mi sono pentito più volte di non averlo seguito, perché mi pungolava e in qualche modo gli ho detto spesso: dovevi insistere di più, perché se mi vedi distratto, perché io penso ad altre cose, non pensare che le altre cose per me sono importantissime. No, sto solo rinviando una decisione che ho bisogno di qualcuno per prendere, perché io sono consapevole, no? Diciamo che sono un esperto. Sì, ma tra la consapevolezza e l'azione c'è comunque la differenza, e la differenza è il consulente finanziario. Il libro è dedicato con tanta passione proprio al vostro ruolo, al vostro mestiere, che è un Quindi mestiere io direi di affascinante. suggerire, mancano qualche minuto alla fine, è volata, un flash col professore, è sempre affascinante ascoltarlo. Io direi di dire ai consulenti finanziari, si avvicina Natale, andare sullo shop online tradizionali dove troverete il libro da oggi e potete regalarlo questo libro ai vostri clienti per fare in modo, vero Giusy? Assolutamente sì, per fare in modo di conoscere tutti questi meccanismi decisionali e condividere con loro, cioè il consulente, la condivisione di questi meccanismi insieme al cliente, insieme all'investitore, di questi meccanismi che inconsapevolmente, se non li conosciamo o se non capiamo questo tipo di dinamica, inconsapevolmente condizionano le nostre scelte o condizionano le nostre domande, che mi piace molto l'idea di fare le domande giuste e di non pretendere le risposte sbagliate dai consulenti, perché si sentono in dovere di dover dare una risposta, ma in realtà bisogna assolutamente anche riuscire a dare le informazioni corrette che rispondano a domande poste altrettanto correttamente. Quindi ringraziamo il professor Ruggero Bertelli e il suo libro La collina dei ciliegi la troverete presso tutti gli tradizionali shop online dove potete comprarlo, acquistarlo, leggerlo e farlo proprio con queste piccole ciliegie che potete cogliere e poter far proprie sia come consulente finanziario sia come cliente che vuole avvicinarsi e conoscere meglio questo fantastico mondo della finanziaria mente. Quindi, nel salutarvi e augurarvi una buona settimana, faremo fare i saluti a Giusy. Ricordo che lunedì prossimo avremo ospite la dottoressa Giovanna Paladino, manager, grande manager bancario, direttrice del Museo del Risparmio, e parleremo con Giusy e con lei dell'aspetto della donna in finanza, della consulente finanziaria donna, cosa ci potrà portare di valore aggiunto. Giusto, Giusy? Giusto, vi aspettiamo e vi auguro un buon inizio settimana. Ci vediamo lunedì prossimo. A presto! Grazie, arrivederci, a presto.